Sfortuna. Sfortuna è una grande parola perché in realtà il 99% di quelle cose che noi chiamiamo sfortuna, delle cose brutte che ci capitano, in realtà le causiamo noi direttamente. E poi da bravi umani incolpiamo Dio perché è Lui che ci ha portato questa brutta cosa. Vedete, nella Torah c'è scritto: io metto dinanzi a voi oggi la benedizione e la maledizione. La benedizione è, ovviamente, se farete tutti i consigli che vi do, se li seguite, avete soltanto benedizione, vuol dire cose positive. Al contrario, quando noi scegliamo di fare un qualcosa sbagliato, ci viene ovviamente il contrario della benedizione, ma non è una punizione, è semplicemente causa-effetto. Faccio il giusto, ricevo il bene, faccio una cosa sbagliata, ricevo una cosa negativa, perché ogni nostra azione in realtà ha una conseguenza. Perciò non possiamo poi accusare Dio di un qualcosa di male quando noi abbiamo scelto a priori di fare un qualcosa di male. In realtà, quando ci succedono queste disgrazie, incidenti o cose negative, dobbiamo imparare a leggere i messaggi che Dio ci sta mandando. Dio non ci parla verbalmente, ma con gli avvenimenti della vita. Molte volte quando Dio sembra che ci voglia bloccare, stringere, in realtà Lui ci sta spronando a tirare fuori una forza interiore che a volte è nascosta dentro di noi e a volte noi stessi non conosciamo di avere quella forza. Perciò Dio viene a appunto metterci alle strette per obbligarci a reagire e quando noi reagiamo possiamo veramente fare un salto di qualità nella nostra vita. Per esempio, un papà che punisce il figlio, lo mette in castigo, in realtà il papà soffre più del figlio, ma lo fa in realtà per il suo bene, perché sa che il bimbo ha fatto una cosa sbagliata e deve essere educato con un messaggio molto forte. Perciò ogni cosa che ci succede è un qualcosa che serve a rafforzare la nostra identità. E così facendo noi creiamo un miracolo. Cos'è un miracolo? Quando noi parliamo del Mar Rosso che si apre e tutti gli ebrei passavano dentro, perché questo è un miracolo? Perché il miracolo vuol dire cambiare la natura. Perciò quando noi andiamo contro la nostra natura, noi stiamo creando un miracolo. Perciò tutte le difficoltà che noi abbiamo sono soltanto delle prove per andare contro la nostra natura e diventare noi un miracolo vivente. È dura? È difficile? Certo, però è soltanto per il nostro bene.